E benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come far diventare i capelli liscissimi con una foglia di aloe vera, quindi capelli lisci senza piastra, però non è la ruota svedese, è l'aloe vera gel. Vediamo se funziona. Io ho i capelli un pochino mossicci, insomma, vediamo che cosa viene fuori. Iniziamo subito con questo video. Per prima cosa vado a tagliare un pezzettino di aloe vera. Guardate che meraviglia che è questo pezzo. Ovviamente vado a togliere i lati, sapete che nei lati ci sono le spinette. E vado anche ad aprirlo a metà. Ecco qui. Ora vado a dividere le ciocche, quindi tiro su momentaneamente questa ciocca. E inizio a lisciarmi benissimo i capelli. Prendo le due parti, infilo la mia ciocca . Vado a tirare giù. In questo modo stiamo anche idratando i capelli, quindi li andremo a far crescere più velocemente. Sapete che l'aloe vera sui capelli ha proprietà fenomenali. E poi con una spazzola, con un pettine, vado a pettinarli. Sì, al momento sembrerebbe funzionare, continuiamo. Prendiamo un'altra piccola ciocca. E andiamo a passare il gel. Se vedete che si è asciugata la foglia, andate col coltello a bucherellarla. In questo modo farete uscire nuovo aloe vera e non sprecherete, diciamo, tutte le foglie. Perché se sapete come è fatto, sapete che basta schiacciare col coltello per far uscire ulteriore succo. E andiamo avanti. In questo modo, ripeto, vi cresceranno anche i capelli più velocemente, perché sapete che l'aloe vera contiene molta vitamina E, che è quella che produce collagene, elastina e che quindi dà vita a tutte le nostre parti di pelle, capelli, peli, insomma, a tutte queste cose. Vado a spazzolarli. Wow! Sono proprio lì, cioè sono spaghetti praticamente. Più lisci di così non si può. E vado avanti a fare tutta la testa. Ragazzi, è incredibile, cioè i miei capelli piastrati sono così. Tra l'altro non so se notate, ma elimina anche l'effetto crespo. No vabbè ragazzi, questo metodo è da usare tutti i giorni. Veramente risparmiamo sulla corrente, non roviniamo i nostri capelli e li facciamo pure crescere più velocemente. Però mossissimo è questo metodo, fammi sapere se lo proverai. Puoi usare anche il gel ovviamente, massaggi il gel tra le mani, te lo passi e poi passo una spazzola. Quindi ti lascio giù nell'info box anche dove trovare il gel. E nulla, spero di esserti stata utile, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!